e Aftercive è approfondimento e voglia di conoscere meglio i protagonisti del CIV. Con me in studio Luigi Gigi Morciano. Quest'anno fino a metà inverno non sapevamo cosa fare, infatti io ho iniziato a lavorare al supermercato, che ringrazio tantissimo, il 3S di Piano di Sorrento, che mi permette di comunque rincorrere il mio sogno e cercare di dimostrare quanto valgo, dandomi le ferie nei giorni di gara. Quindi finito qui devo scappare, devo andare giù a lavorare, che domani mattina mi aspettano. Per fortuna c'ho mezza giornata, non mi stanco. E siamo venuti qui, alla fine Andrea Snenghi mi ha contattato con l'aiuto della struttura di Davide Grandi. Noi abbiamo iniziato questa avventura senza provare, siamo venuti qui a Imola e non siamo andati neanche male, ci siamo divertiti. Ci piace molto questo tuo senso di responsabilità, ovvero la duplice vita del lavoratore e del pilota. Dicevamo, hai esordito qui a Imola, quasi surprise all'ultimo momento, però nelle qualifiche hai fatto già subito benissimo e in gara ti sei comportato altrettanto bene. Sì, io sono arrivato qui, abbiamo fatto il giovedì i nostri primi 10 giri della stagione e in qualifica alla fine abbiamo ottenuto il settimo tempo con 1:54.0. Purtroppo con poco tempo le modifiche sono poche e quindi bisogna cercare di farle mirate e cercare di andare verso la meno peggio, no? Non esiste la moto perfetta, però comunque si può sempre fare meglio. Nel nostro fare meglio alla fine abbiamo ottenuto un settimo posto, prima gara abbiamo avuto delle difficoltà col grip dietro, però la squadra ha lavorato bene, abbiamo fatto ottavo la prima gara, abbiamo provato altre modifiche. Abbiamo fatto delle modifiche sempre sulle geometrie della moto e per gara 2 abbiamo ottenuto un ottimo passo, abbiamo finito settimi e ero partito che stavo col gruppetto di testa, però abbiamo avuto, con la modifica fatta, la ruota dietro si alzava, il blip in scalata, cioè scalare senza utilizzare la frizione, con la ruota alzata non vede la velocità della ruota per terra e quindi non scalava la marcia. Io questo qui, non avendolo mai utilizzato il blip, sono arrivato a capirlo a metà gara facendo un dritto. Mi sono ritrovato 14esimo e da 14esimo ho rimontato fino a 7esimo, girando comunque di passo 1:54.0, che era il tempo che faceva chi ha vinto, che non ho fatto in tempo a guardare perché sono arrivato, ho smontato la tenda e ora tutti sono via, qui. Tutti via. No, ma sicuramente il buongiorno si vede dal mattino. Tra l'altro tu hai un'esperienza importante anche nel moto mondiale. Sì, abbiamo fatto 2 anni del mondiale, ho fatto il primo anno nel 2011 col Team Italia, che mi ha permesso di approdare al campionato del mondo. Con loro ho ottenuto ottimi risultati, ho fatto il 9° posto a Valencia. Nel 2012 poi sono stato un po' sfortunato, abbiamo avuto una condizione che a noi non era favorevole e dopo quell'anno lì mi sono ritrovato a fare 2 anni a casa, a guardare le gare da casa. Purtroppo a casa io non ho nessun tipo di moto per allenarmi, quindi sono tornato nel 2015 a fare la gara del Mondiale Supersport con il Team Lorini. Abbiamo fatto 15esimo ad Aragon, 15esimo ad Assen senza aver mai guidato il Supersport, e venendo dalla Moto3 che era complicato, e da lì sono tornato a correre. Comunque se sono qui oggi è anche grazie ai 2 anni fatti a casa e la voglia di restare. E la voglia assolutamente di andare avanti. Quindi Luigi, davvero un in bocca al lupo per tutta la stagione, continueremo a seguirti e grazie di essere stato qui con noi, buon lavoro. Grazie. Grazie a voi che mi avete messo prima, così almeno posso andare a lavorare, grazie. Fantastico Gigi. Ciao. Aftercive continua.